Alessio Manica, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale a Trento, nonché già sindaco di Villa Lagarina. Innanzitutto chiediamo un commento su questo successo straordinario del Partito Democratico alle elezioni europee. Io leggo questo dato in due maniere. Il primo è sicuramente un riconoscimento dell'ondata di concretezza, di grande dinamicità, di forza che è nel governo nazionale, quindi l'ondata Renzi sicuramente in questo voto c'è ed ha probabilmente raccolto un segno di speranza nella popolazione, che nonostante questo calo dei votanti, chi è andato a votare ha visto nella proposta del PD una proposta di speranza e di fiducia anche nell'Europa. Ne leggo anche però un ottimo risultato per il Partito Democratico del Trentino, che addirittura fa qualche punto percentuale in più, con una concorrenza importante, che era quella insomma, dei partiti trentini, UPT e Südtiroler Volkspartei sulla candidatura Dorfmann, e quindi ancora di più questo è un risultato che ci dovrebbe gratificare perché segna il fatto che il PD è comunque eletto come un partito in grado di governare anche il territorio trentino. A proposito della situazione degli equilibri in Trentino, alla luce di questo voto così dirompente per il Partito Democratico, è stata un po' la querelle fin dalle primarie dell'anno scorso per la scelta del candidato presidente, il rapporto tra il Partito Democratico e gli autonomisti. Da questo Sì. punto di vista il PD potrà, diciamo, rivendicare un maggiore peso specifico anche all'interno degli equilibri provinciali? No, non credo che dobbiamo usare il risultato europeo in questa dimensione. Dobbiamo invece cogliere in questo dato l'indicazione nel rafforzare, consolidare e far diventare una federazione, esagero, permanente il centro-sinistra autonomista. Il dato importante è questo, il dato importante è che la somma dei tre partiti che oggi compongono il centro-sinistra autonomista sono interlocutori affidabili per la nostra popolazione e per il governo. Quindi il PD deve prendere questo buon risultato e sentirsi caricato della responsabilità di governare questo territorio. Ecco, a proposito di centro-sinistra autonomista, in queste elezioni, a supporto del candidato della Südtiroler Volkspartei, Dorfmann, c'è stato anche un accordo con gli autonomisti bellunesi che non sono costituiti in un partito, hanno fatto questa intesa che ha raggiunto quasi il 10%, sostanzialmente senza togliere voto al PD, che è andato ben oltre il 40% anche lì. E da questo punto di vista c'è un po' il modello del centro-sinistra autonomista che si estende o che potrebbe estendersi? Che potrebbe estendersi, io me lo auguro, la sfida politica vera, se siamo certi che la dimensione comunque di speranza per i nostri territori è la dimensione europea, va affiancata da una dimensione territoriale. Quella dimensione territoriale noi la dobbiamo cercare all'interno di territori che abbiano omogeneità di necessità, di servizi e di identità. Quindi in qualche modo noi dobbiamo guardare all'arco delle Alpi, a chi abita la montagna dobbiamo guardare, che sia Belluno, che sia a sinistra del Trentino, che sia a nord. Quindi in questo senso sì, è un buon banco di prova e anche un'indicazione sulla strada su cui lavorare, ma non solo come Partito Democratico, appunto, ma anche come Südtiroler Volkspartei, come PAT, come UPT. Ecco Manica, il successo di Renzi potrebbe essere, diciamo, un acceleratore per quanto riguarda il processo riformistico che ha avviato questo governo. Riforme che però hanno anche qualche aspetto che resta quantomeno un'incognita per le autonomie locali e soprattutto quelle a statuto speciale. Se ne è parlato molto nei giorni scorsi. Non si teme dal punto di vista appunto trentino che possa essere un boomerang questo grande successo di Renzi, qualora si arrivasse più rapidamente a una riforma del titolo quinto che assecondasse troppo, diciamo, gli umori di pancia della popolazione senza andare a vedere le situazioni caso per caso? Potrebbe essere un rischio sicuramente, perché nella grande fiducia che ha Renzi potrebbe anche passare in secondo piano un'analisi attenta delle peculiarità del territorio. E sapendo che comunque il Trentino dal punto di vista dimensionale è piuttosto insignificante, credo che ci sia un grandissimo lavoro da fare nei prossimi mesi di controllo, di sorveglianza affinché le peculiarità del Trentino vengano difese e soprattutto comunicate come modello verso l'esterno. Indubbiamente c'è una spinta centralista nelle dinamiche riformiste di Renzi che non può essere declinata anche sul Trentino, perché vorrebbe dire sicuramente la fine di un modello di governo di questi anni. Ecco, ultima cosa, ad Alessio Manica, capogruppo del PD, chiediamo
un giudizio sul risultato elettorale del Movimento 5 Stelle in Trentino, soprattutto dove nel pieno della polemica sui vitalizi forse ci si poteva attendere un exploit maggiore del Movimento che ha presentato ricorso contro la legge in essere e così via. Lei cosa ritiene? Ma ne posso leggere magari un po' arrogantemente un po' di conferma della fiducia che comunque i trentini hanno in chi li governa. E quindi in questo voto leggo anche comunque la fiducia che chi attualmente sta governando il Trentino in tempi brevissimi risolverà anche questo errore del 2012. E mi sembra che comunque nelle ultime settimane abbiamo dato i segnali, i messaggi e le indicazioni di concretezza perché guardate che in 2 mesi noi questa questione la chiuderemo e finalmente gireremo l'attenzione di questa legislatura su altri temi.